Siccome ai miei amici la cosa di dire le cose in soli 5 minuti è piaciuta moltissimo, io mi sono divertita tantissimo a farlo, ci andrò avanti per un po' perché pure io chiusa in casa mi annoio e mi devo divertire e c'ho diritto come voi. E quindi la challenge di stasera è dire in 5 minuti a Salvini perché se un Parlamento vota i pieni poteri al capo di un esecutivo, non siamo già più in democrazia. Prima del voto già non eravamo più in democrazia. E allora cominciamo via col timer. Allora, la questione la sapete. Prima cosa, schizofrenia di Salvini. Nel giro di 10 giorni dovrei controllare le date, non le ho controllate, sono 5 minuti. Ha fatto due diverse dichiarazioni. Una prima dichiarazione, quella più vecchia, era: in Italia non c'è più democrazia perché il Parlamento non si sta riunendo, perché il Presidente del Consiglio sta usando la decretazione, il decreto-legge e i decreti del Presidente del Consiglio come strumenti legislativi. Non c'è più democrazia, bisogna salvare la democrazia, il Parlamento si deve riunire d'urgenza. Quindi Salvini a difensore della democrazia parlamentare, che io pensavo che sarei morta senza vederla questa cosa, eppure l'ho vista, bellissima. Secondo, è questo diretta Facebook, detto a voce, dichiarazione con diretta Facebook. Poi è successo che ieri il Parlamento ungherese ha votato ad Orbán i pieni poteri, sono andata a dare un'occhiata e pieni poteri di un monarca assoluto, senza vincoli, senza controlli, senza contrappesi, senza un cappero di niente. E Salvini ha twittato: non mi sono preparata il Twitter, lo salto, me lo preparo col cellulare. Ha twittato: ah, grande il Parlamento ungherese che democraticamente dà i pieni poteri a Orbán. Si aprono questioni. Questione 1: Salvini, tu e il tuo gemello, adesso ma non so qual è, se Salvini fa le dirette Facebook e il gemello cattivo fa i tweet o viceversa, però accordatevi, cercate di dire cose che siano coerenti, perché così no, deciditi, cortesemente, grazie. Poi, errore di fondo culturale. La democrazia non è soltanto quando il Parlamento vota e quando i cittadini votano, non basta che qualcuno voti perché ci sia la democrazia. Stesso errore in cui incorse il professor Burioni con tutti i suoi fan. Non è il votare che fa la democrazia. La democrazia è fatta da tante cose. Da tutta una serie di bilanciamenti e controlli di diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini che non sono più sudditi, sono cittadini e quindi sono portatori di diritti rispetto allo Stato, che è il potere organizzativo, ok? E uno di questi elementi, di questi complessi elementi che definiscono la democrazia, è la separazione dei poteri, che fu inventata da intellettuali francesi durante l'assolutismo francese. 1600-1700, proprio come reazione al fatto di trovarsi in un contesto geopolitico, in un territorio geopolitico in cui un solo uomo aveva tutto il potere e non aveva alcun tipo di controllo, di bilanciamento, di verifica di quello che faceva, causando per esempio così una crisi finanziaria devastante da cui ci volle un pezzo per riprendersi. Questa cosa non era mai successa prima nella storia, Salvini. Neanche nel Medioevo i monarchi medievali avevano dei contrappesi e dei controlli all'esercizio del loro potere. E questo è il secondo punto. Non c'è un paragone e quindi, diciamo, nel momento in cui il Parlamento ungherese ha votato i pieni poteri ad Orbán, è perché l'Ungheria la democrazia l'aveva persa prima, e il fatto che abbiano votato non vuol dire che Orbán li abbia avuti democraticamente. Nessuno può democraticamente avere i pieni poteri, sono due concetti in contrapposizione che nello stesso ordinamento non possono stare. Ultima considerazione: non c'è nessun paragone tra la situazione attuale italiana e la situazione attuale ungherese. Vi metto il link della puntata di stasera di Shooter Eighty Oshai e Alessandro Masala, che lo spiega benissimo. Vi metto anche il link di Vital Bazzolini, perché è vero che da quando è iniziata l'emergenza il Presidente del Consiglio sta usando poco il decreto legge e troppo il decreto del Presidente del Consiglio. Il decreto legge è un atto giuridico, il decreto del Presidente del Consiglio è un atto amministrativo, il secondo ha un vaglio postumo, del Parlamento. Cioè, il decreto legge ha un vaglio postumo del Parlamento, il secondo decreto del Presidente del Consiglio è un atto amministrativo, il Parlamento non lo vaglierà mai. Però
ma nonostante questa pratica sia molto discutibile, vi metto anche il link del blog di Vital Bazzolini e dei suoi due video che ha fatto con Liberi Oltre, che dove se ne parla benissimo. Come vi spiega Shai, altro link che vi metterò, questo non determina la fine della democrazia. Mancano 17 secondi, questo è un canale di divulgazione giuridica ed opinione politica, la mia. Abbiamo il blog questa sera di divulgazione giuridica, commento alle vicende di cronaca e di politica. Abbiamo il corso di scienza giuridica al bar che, boh, chissà quando riprende. È finito il tempo. Abbiamo chiedi ad Antonella, mandatemi le domande, Antonella vi risponde. Ciao! Ciao, ciao!